bisogna parlare di questi temi, ma attenzione, qualsiasi decisione di questo tipo, se viene presa senza discuterla prima in pubblico, perché altrimenti la questione è che si innesta un meccanismo di paura della detenzione dei titoli di Stato in un dato paese, perché se io so che ti ho prestato 100 e guarda no, te ne pigli 70, diciamo che la tua voglia di prestarmi 100 cala. E la stessa cosa vale per un'altra azione come uscire dall'euro. Uscendo dall'euro non si può fare con un referendum come, ahimè, propone il Movimento 5 Stelle. Se si esce in un weekend. Ripeto, per me le conseguenze sono nefaste e pensano che siano abbastanza nefaste pure per la Grecia. Io penso che alla fine vale in macroeconomia quello che vale per le vertenze sindacali, cioè si lanciano dei messaggi e poi si cerca di mettersi d'accordo, quindi immagino che persone razionali a livello di geopolitica, senza fare del complottismo, quindi a livello europeo, a livello di Commissione europea, a livello di rapporti tra Stati, anche con un'eventuale vittoria di Tsipras, si arrivi a una soluzione intermedia che accontenti tutti. Quindi il punto della Raiffeisen sul fatto che anche i creditori possano avere qualche perdita, questo mi sembra un punto di vista totalmente sensato. Però attenzione, queste cose si fanno e non si dicono. Certo che no, assolutamente no.